questa commissione l'abbiamo voluta noi, questa commissione tiene aperto un interrogativo e ci dà una serie di raccomandazioni da portare avanti. Io volevo pubblicare la relazione insieme a queste raccomandazioni, oggi siamo riusciti a fare questa scelta. Mi dispiace, mi rincresce che l'anticipazione abbia suscitato tanti interrogativi. È una relazione che fa il punto scientifico ad oggi. Adesso faremo delle scelte, prima di tutto la ricerca in tutto il territorio regionale quindi sospesa, sul cavone che è stato la ricerca tiene aperta una questione, cioè dice non si può escludere né confermare. Faremo esclusivamente un'attività scientifica, domani c'è una riunione al Ministero proprio per impostare queste cose e non per la produzione, e lavoreremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi per corrispondere pienamente attraverso le linee guida gli atti concreti, quindi non un nuovo studio, ma atti e scelte concrete di governo, corrispondere pienamente alle indicazioni, anzi alle si chiamano raccomandazioni della Commissione Classica. Grazie. Tempi di questa questo lei mi chiede troppo, cioè nel senso che domani ci sarà questa intesa sulla sperimentazione per il cavolo. Bisognerà scrivere che non scriviamo noi, ma che scrivono naturalmente tecnici di scienza. Dopodiché partiremo con questa sperimentazione. Non conosco i tempi di questa sperimentazione, ora magari domani ne sapremo qualcosa di più. Le linee guida usciranno, noi auspichiamo, entro un mese. E sulla base di questo, queste linee guida poi potranno servire non solo qui, ma in prospettiva in tutti i paesi. Quindi stiamo cercando di fare un salto di qualità nella, diciamo, tentativo e nell'impegno attraverso azioni concrete di elevare la qualità e la sicurezza di tutto il sistema. Ci sono state pressioni per evitare la pubblicazione di queste indiscrezioni? Non so, io ho letto come lei l'articolo del giornalista Science, noi non abbiamo conosciuto lo stesso giornalista, non abbiamo fatto questo. E da chi sono arrivate queste? Non ho idea, lo deve chiedere il giornalista.